Bentornati nel podcast del modulo Come reclutare, accogliere e coinvolgere l'apprendista in azienda, realizzato nell'ambito del progetto Future Skills for Trainers e dedicato alle competenze del tutor aziendale. In questo episodio parleremo della seconda competenza trasversale, l'orientamento all'obiettivo. Risponderemo a tre domande fondamentali. Cos'è? A cosa serve? Come si mette in pratica? Cos'è? L'orientamento all'obiettivo è la capacità di definire, perseguire e raggiungere obiettivi specifici in un contesto lavorativo. È una competenza fondamentale per chiunque voglia avere successo nel proprio lavoro e ancora di più per chi è in fase di apprendistato. Non si tratta solo di stabilire obiettivi, ma anche di capire come raggiungerli, quali risorse sono necessarie e come gestire eventuali ostacoli lungo il percorso. A cosa serve? Gli obiettivi indicano la direzione e aiutano a definire il ruolo che abbiamo all'interno del contesto lavorativo. L'apprendista può così concentrarsi meglio sulle attività che sono veramente importanti per il suo sviluppo professionale. Inoltre, gli obiettivi possono servire come una mappa che guida l'apprendista attraverso il processo di apprendimento, aiutandolo a capire dove sta andando e cosa deve fare per arrivarci. Lavorare per obiettivi aumenta la motivazione e fornisce un senso di progresso e realizzazione, permettendoci di misurare i nostri risultati. Ma come si mette in pratica? Il tutor ha un ruolo fondamentale nella definizione degli obiettivi. È utile coinvolgere l'apprendista nel processo di definizione degli obiettivi, aiutandolo a riflettere sulle sue conoscenze e competenze attuali e su come queste possono essere sviluppate o migliorate. Il tutor può, ad esempio, fare domande all'apprendista per stimolare la sua riflessione, fornire feedback sulle sue idee e suggerire obiettivi che sono in linea con le sue aspirazioni e le esigenze specifiche dell'attività lavorativa. Mettere in pratica l'orientamento all'obiettivo significa prima di tutto definire degli obiettivi chiari e realistici. Questi obiettivi devono essere SMART, un acronimo in inglese, che si può tradurre in questo modo: obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e collocabili nel tempo. Ad esempio, un apprendista in un laboratorio artigiano potrebbe avere l'obiettivo di realizzare un certo numero di pezzi di ceramica senza difetti entro la fine del mese. Questo obiettivo è specifico, realizzare un certo numero di pezzi di ceramica con delle caratteristiche definite, magari specifichiamo anche quanti, misurabile, si può verificare se i pezzi sono senza difetti ed è stata utilizzata una tecnica specifica. E soprattutto quanti ne sono stati prodotti. Raggiungibile, l'apprendista e il tutor hanno definito insieme cosa serve per realizzare il pezzo con le risorse disponibili. Rilevante, l'apprendista ha le risorse e le competenze necessarie per raggiungere questo obiettivo con un po' di impegno, contribuendo alle attività del laboratorio. Quindi, assegnare obiettivi che non servono a nulla rispetto all'attività in generale del laboratorio serve a poco, soprattutto per motivare gli apprendisti. Infine, l'obiettivo deve essere definito nel tempo, entro la fine del mese, fissando eventualmente delle tappe intermedie. Una volta definito l'obiettivo, il tutor deve aiutare l'apprendista a elaborare un piano per raggiungerlo, anche facendolo strutturare in autonomia dall'apprendista, così si stimola un po', diciamo, l'iniziativa. Monitorare i progressi e fornire un feedback, quindi un riscontro costruttivo rispetto a quanto realizzato. Il tutor quindi può, ad esempio, fissare momenti di formazione specifici, fornire esempi e materiali di studio, oppure organizzare occasioni di confronto con altri artigiani
più esperti. In conclusione, gli obiettivi sono strettamente collegati ai concetti di motivazione e soddisfazione. Quando un apprendista ha degli obiettivi chiari e realistici, è più probabile che sia motivato a lavorare per raggiungerli. E quando raggiunge i suoi obiettivi, prova una sensazione di soddisfazione e realizzazione che può aumentare ulteriormente la sua motivazione. In questo senso, obiettivi ben calibrati possono creare un circolo virtuoso di motivazione e soddisfazione che favorisce l'apprendimento e lo sviluppo professionale. Grazie per l'ascolto e al prossimo episodio!